Ciao ragazzi, allora oggi vi faccio vedere invece la recensione del flash Nissin DI700A. Canon è un flash abbastanza tranquillo senza caratteristiche esagerate però vi fa già che la Nissin me l'ha mandato in accoppiata insieme all'MG80 Pro di cui avete già visto la recensione almeno vi faccio vedere cosa vi arriva con la confezione cosa c'è dentro e, e come funziona questo flash allora confezione è un po meno chiamiamola un po' meno bellina rispetto Ah, faccio, Lasciamo questo qua così, eh, così copre anche l'iPad su cui ho gli appunti, <ride> no scherzo, allora dicevo la confezione rispetto a quella dell'MG80 Pro è un po' più cheap, permettetemi il termine inglese, poi nel momento in cui la apriamo, allora la solita carta, 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 carta con il, il certificato di garanzia di Rinoa che è il distributore ufficiale ringrazio mi sono dimenticato ovviamente ringrazio la Nissin Digital e Rinoa che mi hanno mandato questi due flash per fare delle prove e per farvi la recensione in maniera totalmente gratuita allora c'è il flash vero e proprio e c'è la basetta che come sempre è come per l'MG80 Pro è, è piantata di lato e non ha uno spazio all'interno della custodia per poterla mettere dentro quindi rimettiamo mettiamo la carta dentro la mettiamo per terra ok ed ecco qua il D700A eccolo qua è un flash a mio parere ben costruito nel senso che è, è, sembra solido è abbastanza pesantino anche se non è esattamente come l'MG80 Pro è un, è un pochino più eh, flash normale diciamo infatti costa anche decisamente meno lo mettiamo sulla basetta così evitiamo di fare danni al tavolo ok si avvita così Bene, allora è un flash che per prima cosa quando lo accendete notate subito che ha uno schermo, ehm, ha uno schermo LCD a colori che è come il eh, compagno MG80 Pro. Penso abbiate sentito. Ma adesso lo spengo così ve lo faccio sentire. Allora, lo metto vicino al microfono. Okay, fa il fischio perché sta caricando è uno di quei flash che quando carica la potenza fa il fischio ad esempio adesso faccio una flashata qua di prova ci sono alcuni flash che fanno questo io lo chiamo fischio poi non so qual è il termine preciso comunque questa cosa quando si ricaricano e altri che invece non la fanno però vabbè allora è un flashino tranquillissimo a mio parere eh, che permette di insomma se avete bisogno di un flash da, da battaglia può andare bene perché è un flash che ha numero guida lo leggo perché non mi ricordo 54 ok può funzionare ovviamente sia in ttl che in manuale ha ah, ovviamente il cosino qua davanti, come hanno tutti i santi flash di questo mondo. Quello per andare con la parabola 14 mm e questo che per tanti diventa un diffusore. In realtà, vabbè, non serve a granché, però, comunque ha ah, come tutti i flash quella roba lì. E poi ha ah, tutta una serie di modalità sullo schermino a colori. Che quando lo schiacciamo, vi permette, ad esempio, di andare in A che penso stia per automatico. T dove in TTL possiamo. Sopra o sotto esporre, ok? Spero si veda dal video, ma comunque, tanto vi farò un micro video in cui vi faccio vedere lo schermo come funziona, come funziona il menu. Poi possiamo andare in manuale e qua aumentare e diminuire la potenza, che va da un 128 a un'unità, ok? E poi vabbè, ha le modalità, l'ultima eh, modalità che a me pare la più interessante, in cui praticamente gli diciamo che deve essere mh, uno slave, deve essere eh, comandato ad esempio da questo, dal, mh, dall'MG80 Pro o da un, un qualsiasi altro flash o trigger del sistema NAS, cioè Missing Air System, e gli, semplicemente qua gli affibbiamo, schiacciando qua così, gli diciamo a quale gruppo deve appartenere, cioè se alla, B o C, ok? Una volta che gli diciamo che appartiene al gruppo, lui comincia a lampeggiare come tutti i flash per dire guarda, ok, sono uno, in questo momento sono uno slave, sono comandato da un altro flash. La parabola si muove da 24 a 200 mm, ma, e questo è un grossissimo ma, secondo me, ed è l'unica cosa per cui forse questo tipo di flash non lo consiglio come unico flash da comandare via radio a meno che non abbiate un, un trigger radio della, della Nissin. L'unico problema è che non si può comandare la parabola dal flash stesso, cioè io posso variare la potenza, posso dirgli di andare in manuale, in TTL, eccetera, ma la parabola, quantomeno io non ho trovato la maniera e non ho trovato da nessuna parte scritto come si fa, ehm, la parabola non si, non si cambia dal flash stesso. Può cambiare quando mettiamo il flash sul corpo macchina, dal menu della macchina fotografica, gli cambiamo la parabola da 24 a 200 senza nessun problema. Quando lo comandiamo con un altro Flash Master o con il radio trigger, di nuovo gli si può dire di assumere un qualsiasi valore di parabola e lui la cambia. Sentiamo proprio che cambia. Però se dovessimo mai utilizzarlo con un trigger radio di quelli manuali, quindi quelli che gli dicono solo scatta, così cioè fai la flashata. E questo diventa un po' più un problema perché non possiamo eh, dirgli che valore di parabola utilizzare, bisogna metterlo sul corpo macchina cambiare da corpo macchina la parabola, quindi non so, metterla a 24 mm, a quel punto lo stacchiamo, lui tiene quella parabola lì, però effettivamente non è comodissima questa cosa. Quindi se pensate di prenderlo in un sistema di radio trigger normali, eh, quindi radio trigger perdonatemi, manuali, cioè quelli che danno solo l'input di scatto, ma non danno che valori settare, perché non possono, allora questo tipo di flash non è assolutamente consigliato. Se invece, invece, se invece avete un radio trigger del sistema NAS della Nissin, funziona perfettamente, gli dite esattamente quale valore di parabola utilizzare e se pensate di usarlo solo sul corpo macchina, di nuovo messo sopra non ha alcun problema perché la parabola la cambia. Questo flash, come un po' tutti, ovviamente può muovere la testa, cioè la possiamo inclinare in avanti, poi la possiamo far andare a destra, a sinistra, nelle direzioni che vogliamo. È un po' dura, a mio parere, però vabbè, vuol dire che durerà di più nel tempo, probabilmente. E, oltre a questo, ovviamente, può anche lavorare in async senza problemi, con velocità fino a un 8 millesimo di secondo, ok? E lavorare sia in manuale che in TTL. Dopo la modalità manuale vengono due modalità che sono la modalità SD, questa, in cui praticamente, lo leggo qua, modalità SD il flash sincronizza il lampo tenendo conto del sistema pre-flash della fotocamera, il flash master deve essere regolato su TTL, cioè eh, in poche parole fa da slave in maniera ottica ed eventualmente è in grado, se, se avete una macchina fotografica che fa il pre-lampo, è in grado di vedere il pre-lampo e non scattare su quello ma scattare solo sul secondo. Poi c'è la modalità SF, quella dopo, quella azzurrina, che invece sincronizza il lampo nella maniera tradizionale, cioè il flash master deve essere regolato su M, ovvero in poche parole se qua avete il prelampo, lui scatta sul prelampo, quindi alla prima flashata che vede scatta, mentre invece nella modalità SD scatta eh, considera che ci sia un prelampo. La cosa carina di questo flash a mio parere è che è uno dei pochissimi in cui troviamo online le istruzioni in italiano, quindi se andate sul sito della Nissin e cercate istruzioni per il DI700A eh, trovate le istruzioni in italiano che di solito si trovano quasi sempre solo in inglese, ad esempio del, dell'MG80 Pro le ho trovate solo unicamente in inglese, mentre invece in questo ci sono anche in italiano che potrebbe essere effettivamente comodo rispetto ad altri. Quindi in conclusione un flashino interessante, niente da di cui gridare al miracolo, però eh, insomma si... lo schermino dietro a mio parere averlo a colori eh, può essere estremamente utile in alcune situazioni perché comunque è abbastanza luminoso e la grafica non, non è male, almeno abbiamo un primo colpo d'occhio di, eh, di qual è la potenza. Piccole note negative sono il fatto che ehm, non si può cambiare la parabola manualmente da qua, ma si deve fare solo tramite corpo macchina o tramite eh, trigger radio, ed inoltre è sempre è limitato manualmente perché ok mi fa cambiare la potenza non mi fa cambiare la parabola manualmente ma mi fa cambiare la potenza ma di nuovo non me la fa cambiare con i terzi cioè io passo da un ottavo a un quarto a un mezzo a un'unità non riesco a mettere a fare una variazione fine un ottavo più un terzo un ottavo più due terzi che a volte è utile avere la variazione fine quindi flash che è bocciato per l'uso con trigger radio manuali o a mio parere anche come flash, diciamo eh, quando gli facciamo vedere un lampo da un altro e lui scatta per, per simpatia perché non ci permette grandi regolazioni, mentre invece come utilizzo come flash on camera e soprattutto come flash da usare insieme ad un master come questo, invece a quel punto può essere estremamente interessante perché non costa esagerato e ci permette di avere un flash con caratteristiche abbastanza, eh, abbastanza buone. Come prezzo viaggiamo intorno ai 150-170 euro. Siamo, siamo nei, nei dintorni. Che a mio parere, vista la qualità costruttiva, mediamente buona, viste le caratteristiche che ha: cioè che è TTL, che è ehm, ovviamente anche manuale, che può usare l'iSync, Sync. La parabola è variabile in un ampio range perché tra 24 e 200 ed eventualmente tirando fuori il cosino qua. Va dipenta con la parabola o a 17 o a 14, mi sembra 17 comunque parabola di quelle ampie così. Non è, non è per niente, in più lo schermo è, è visibile bene, secondo me non è, non è niente male come, come flashino per quel prezzo. Diventa veramente interessante se avete un flash, cioè scusate, se avete un radio trigger nissin con cui comandarlo. A quel punto si sì, grandissimo flash perché vi permette di fare veramente tantissime cose ad un prezzo abbastanza buono ok detto questo ci vediamo alla prossima ciao